Eccoci qua, Marcello Barbuto, neo general manager della Gilbertina Soresina, diciamo neo perché insomma è un poco più di 2 mesi dal giorno della promozione in Serie B. Avete dovuto affrontare anche tutto quello che è il passaggio burocratico dalla Serie C gol alla Serie B, diciamo la parte che vi fa un po' meno gioire rispetto alla festa promozione. Esatto, finita la festa promozione abbiamo subito già pensato a organizzare il campionato di Serie B. Sinceramente non pensavamo che fosse così complicata la parte burocratica, in effetti ci siamo trovati di fronte a un muro quasi insormontabile, però con la nostra forza siamo riusciti ad andare avanti, a portare avanti il nostro progetto, abbiamo trovato le nostre risorse, ma soprattutto abbiamo compattato il gruppo di dirigenti, che era la cosa fondamentale da fare, e pian piano, andando a varie riunioni di Lega, riuscendo a gestire varie email, varie telefonate, siamo riusciti a organizzare non solo la squadra, che l'hanno fatta il DS e il coach, ma soprattutto la società pronta ad affrontare un gran campionato di Serie B. Allora, a proposito di squadra, parlavamo appunto con Simone Lottici del fatto che è una squadra molto giovane, però soprattutto per questo con tantissimo entusiasmo, tanta voglia di fare. Abbiamo visto insomma in allenamento i ragazzi di certo non si risparmiano. Dove la collochi questa Gilbertina nel prossimo campionato? Allora, dal punto di vista tecnico bisognerebbe parlare sempre con chi si occupa di tecnica. Io non faccio l'allenatore ormai da 15 anni, per cui sono passato dalla parte della scrivania. Secondo me riusciamo a fare un gran bel campionato. Ho visto un gruppo che sulla carta già ci piaceva, perché come dici tu sono tutti ragazzi giovani. Vedendoli sul campo sembrano dei matti, corrono, saltano, sono motivati. Allenamento 5 e mezza, si presentano 5 meno un quarto in palestra, cioè sono motivatissimi sul campo di basket e dal punto di vista della preparazione atletica, cioè il nostro preparatore Alfredo che li sta massacrando in questa prima settimana, ma nessuno si tira indietro nonostante vari problemi di vesciche, di stiramenti, così, però un gran bel gruppo. Secondo me ci sarà da divertirsi, il pubblico si divertirà molto perché come tutte le squadre di Simone Lottici corre, difende, sarà aggressiva e farà divertire sicuramente. Allora, l'ultima domanda ovviamente che ti dobbiamo chiedere è il pre-campionato, cioè le tappe di avvicinamento a quello che sarà l'esordio casalingo il 28 di settembre. Sappiamo che il vostro pre-campionato inizierà già domani con una sfida prestigiosissima ad Orzi Nuovi, squadra neopromossa in Serie A2. Qui seguirà una bellissima iniziativa, cioè il terzo tempo, andate tutti a cena insieme, certo. Qui di fianco, giusto? Allora, diciamo che il grande passo verso la Serie B è stata quella di organizzare la prima amichevole con una società prestigiosa come Orzi Nuovi. Per noi Gilbertina, che 3 anni fa giocavamo sui parquet, anzi non sui parquet, sui linoleum della Serie D, andare ad affrontare una squadra di Serie A2 è motivo di grande orgoglio. Poi sono amici, per cui siamo riusciti a organizzare questa bella festa che si terrà in piscina subito dopo la partita, a cui è invitata ovviamente tutta la popolazione. Presenteremo la squadra, ci sarà una bella grigliata e ci divertiremo anche insieme ai nostri avversari. Poi avremo tante altre amichevoli, giocheremo mercoledì prossimo in casa sempre con la Gardonese, poi andremo a giocare in provincia di Parma un'amichevole contro Fiorenzuola e poi abbiamo 2 tornei molto importanti, uno ad Ozzano con squadre emiliane e poi il famosissimo torneo Toninelli con le 4 cremonesi di Serie B, che sarà diciamo il primo banco di prova verso l'esordio del campionato. Quindi insomma un pre-campionato ricchissimo per una squadra che deve trovare l'amalgama, l'entusiasmo, la voglia di stare in campo e di cementare tutte le belle premesse che ci sono. Quindi noi non possiamo altro che ringraziarti, fatti un enorme in bocca al lupo e poi ci rivediamo presto. E grazie a voi per essere venuti qui, è sempre un piacere avervi tra di noi. Grazie mille Marcello.